Gotta admit one thing. Can't beat the view. So what do you like about being up here? The silence. I could get used to it. Sandra Bullock risponde: il silenzio è quello che mi affascina qua dentro. Buon pomeriggio. Samantha Cristoforetti cosa risponderebbe a George Clooney? Che cosa mi ha affascinato nello spazio? Devo dire forse la sensazione dell'assenza di peso, l'ho adorata come proprio una sensazione di grande libertà, di svestirsi del proprio peso. Dopo questi viaggi nello spazio di cui lei è stata protagonista, in cui l'abbiamo seguita a lungo, insomma un punto di vita raggiunto in modo molto tenace, da quando ha iniziato a dire che un giorno avrebbe voluto essere nello spazio? Piccolina, prima, ben prima di capire che cosa volesse dire fare l'astronauta. Andare Quindi è uno di quei rari casi di bimbo che dice farò l'astronauta e poi fa l'astronauta prima, davvero. Qualcuno deve capitare. Adesso invece, dopo aver fatto l'astronauta, che cosa sta facendo? Beh, sono sempre parte del Corpo Astronauti Europeo, però in questo momento ho una missione più terrestre, anche se proiettata verso lo spazio. Sono molto coinvolta in un nuovo progetto dell'Agenzia Spaziale Europea e quindi di tutti noi, che vuole sviluppare in Europa un veicolo di rifornimento cargo della Stazione Spaziale Internazionale, ma anche e soprattutto in vista di quello che sarà il dopo, di quando finirà la Stazione Spaziale Internazionale, quindi verso la fine di questo decennio, e verrà sostituita da stazioni spaziali private. E quindi bisognerà continuare a portare avanti e indietro dalle stazioni spaziali merci? Esatto, e perché questo è importante? Bisogna ricordare che sulla Stazione Spaziale Internazionale, che è una piattaforma governativa, una piattaforma pubblica, noi come astronauti italiani ed europei eravamo a casa nostra, siamo tuttora a casa nostra, quindi nessuno deve comprare il biglietto per farci volare sulla Stazione Spaziale, fa parte di una grande partnership che abbiamo con NASA. In questo momento quello che noi offriamo in cambio sono in realtà degli elementi per l'esplorazione della Luna, e grazie a questo continuiamo a poter far volare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. E non solo gli astronauti sono la parte visiva, diciamo la punta dell'iceberg, però poi si tratta di fare attività a bordo, ricerca scientifica, eccetera. Quindi questi voli sono sempre un ritorno di investimenti che facciamo nella nostra industria per sviluppare competenze nostre nell'industria europea. Quello che non vogliamo è trovarci, quando ci saranno queste stazioni spaziali private, a dover pagare. Eh sì, perché là fuori stanno succedendo cose complicate, poi ne parliamo insieme, perché effettivamente c'è una corsa vera, mi verrebbe da dire guerra, ma dopo aver parlato di guerra già combattuta dirò corsa al controllo dello spazio da parte delle superpotenze. Ma prima di andare a vedere chi lo controlla lo spazio, io voglio chiederle come si è sentita quando appunto modello film, perché per tutti noi è solo un film lo spazio, lei invece c'è stata là davvero, quando ha fatto la famosa passeggiata, come si sentiva? Perché poi infatti dicevamo passeggiata, ma dovremmo dire un'altra cosa, perché uno non passeggia davvero. Cos'è che fa uno quando esce là fuori? Il nome vero è una attività extraveicolare, perché si esce dal veicolo. Senta, lei è pronta a tutto, le dico come noi avremmo tradotto in redazione la sua attività extraveicolare. Abbiamo deciso che la cosa più propria era gattonata, perché come i bimbi si va con le mani e con le piedi insieme. Ma in un certo senso, per chi ha familiarità, soprattutto quella modello russo come l'ho fatta io, è come una via ferrata, ci sono questi due ganci di sicurezza, perché il grosso pericolo di una passeggiata spaziale, tra virgolette, è di staccarsi dalla stazione spaziale, certo, e perdersi nello spazio. La tuta americana ha un cavo di sicurezza che si ancora all'uscita e che si srotola, e poi ha
anche un, come dire, dei jetpack un po' alla George Clooney in Gravity, con i quali in caso di emergenza si potrebbe cercare di ritornare verso la stazione spaziale. La tuta russa non ha tutto questo, quindi ha questi due cavi di sicurezza che si muovono stile via ferrata, quindi uno si stacca, l'altro rimane attaccato e così ci si muove lungo la stazione spaziale. Quindi la stazione di una cosa spaziale già difficilissima, lei ha fatto la versione più difficile, la versione un po' più hardcore. Sì. Senta, ma facciamo una cosa, andiamo a vedere qualche momento della sua vita là fuori e poi ricominciamo a parlarne insieme. Meals that were prepared for me in Italy that contain in one single pouch a good balance of macro and micronutrients. It's what we call in Italy a piatto unico. You guys are a fantastic crew and you've been so patient and generous with your time. We look like we're very isolated up here in space, but we are actually in very, very close connection with this enormous extended team of researchers and scientists and engineers and flight controllers all over the world. Le avrà visto queste immagini centinaia di volte, ma le piace rivedersi là fuori, ripensarsi là fuori? In realtà mi capita abbastanza raramente, solo in situazioni di questo tipo. Sì, è bello, emozionante, perché mi riporta a tutti quei momenti. Senta, ripartirebbe? Vuole ripartire? Ripartirà? Com'è la situazione? Forse un giorno. In questo momento devo dire sono molto 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 convinta di questa mia missione terrestre di cui parlavamo prima, e quindi credo che il mio obbligo sia questo. Ecco, a proposito di missioni terrestri e proiezione su quello che lo spazio sarà. Dicevamo c'è una corsa al controllo molto forte, questa settimana è una settimana importante, perché? Perché venerdì i cinesi hanno dato il via alla loro missione verso la Luna, che ha l'ambizione però di riportare a terra, stiamo vedendo insieme le immagini della partenza, loro hanno l'ambizione, che non hanno per nulla nascosto, di riportare a terra parti di terreno del lato nascosto della Luna. E se dovessimo analizzare anche così in chiave un po' giornalistica la reazione degli Stati Uniti, la reazione americana non è stata piacevole, non è stata rilassata. Cosa significa un ingresso così netto, così massiccio della Cina su questo percorso? Dunque, sicuramente la Cina negli ultimi anni, nell'ultimo decennio in particolare, ha raggiunto obiettivi eccezionali, in orbita bassa ha dimostrato tutto, ha costruito la sua... Che cos'è l'orbita bassa? Scusi, ha ragione. No, ma è l'orbita bassa, l'orbita bassa è dove c'è la stazione spaziale, quindi okay. La stazione spaziale a 400 km, quindi molto vicina alla Terra in realtà, è quella che noi chiamiamo l'orbita bassa terrestre, e dove c'è la stazione spaziale internazionale, anche la stazione spaziale cinese, dove ci saranno un giorno queste future piattaforme commerciali. Quindi ecco lì, la Cina ha già dimostrato tutto, ha costruito la sua stazione spaziale, ha raggiunto tutte le stesse capacità, gli stessi obiettivi che sono stati dimostrati sulla stazione spaziale internazionale. E invece il fatto che adesso puntino ad andare oltre, ad andare molto oltre. È una dimostrazione, credo, della grande crescita tecnologica e industriale della Cina, e credo anche forse un ulteriore, non è l'unico, ma forse un ulteriore campanello di allarme, credo, per l'Europa. Perché in questo momento, insomma, Stati Uniti, Cina, Russia e India, che si prepara ad arrivare in modo massiccio, stanno giocando la loro partita. L'Europa cosa sta facendo? Se prendiamo per esempio il volo umano, quello che è più vicino a me, no? Quindi il volo con gli astronauti e con le astronaute,
ormai gli attori sono molti, quindi ovviamente abbiamo gli Stati Uniti, la Russia che continua a volare la sua Soyuz, la Cina, come dicevo, ormai ha dimostrato tutto, l'India sarà il prossimo paese che volerà propri astronauti. In Europa purtroppo questa ambizione non ce l'abbiamo ancora, cioè non solo non l'abbiamo ancora fatto, ma non c'è ancora sul piatto un programma per sviluppare questo tipo di capacità. Perché diciamo che storicamente, credo che per un lungo periodo noi siamo stati su un percorso di crescita, no? Perché diciamoci, negli anni 60 e 70 in Europa il volo umano lo guardavamo alla televisione, guardavamo certo. No? Poi piano piano negli anni 80 e 90 abbiamo cominciato a partecipare alle missioni sullo Space Shuttle con degli accordi ad hoc, con qualche astronauta. Poi c'è stato, secondo me, il grande salto di qualità quando siamo diventati partner della Stazione Spaziale Internazionale. Abbiamo sviluppato un nostro modulo che è a bordo, che è un modulo di ricerca scientifica, abbiamo dato diversi contributi. Per un certo numero di anni abbiamo anche fatto volare un nostro veicolo cargo, che però, diversamente da quello che vogliamo sviluppare adesso, non era in grado di ritornare sulla Terra, quindi tornava in maniera distruttiva, bruciando nell'atmosfera, però insomma era già qualcosa, c'era questo veicolo di rifornimento cargo. Poi credo che una decina di anni fa forse ci siamo un pochino fermati con queste ambizioni, ci sono tutta una serie di programmi che sono stati, credo, per preoccupazione di budget, interrotti nelle fasi iniziali, quindi per esempio c'era la volontà di trasformare questo veicolo cargo e dargli anche la capacità di rientro, quello che ci stiamo cercando di fare adesso, questo è stato interrotto. C'era un primo tentativo di sviluppare un lander che atterrasse sulla Luna. E nel frattempo, oltre ai cinesi, lo hanno fatto anche gli indiani, ci ricordiamo l'anno scorso, no? Certo. Questo atterraggio indiano sulla Luna, e in Europa ancora non abbiamo dimostrato questa capacità di atterrare sulla Luna. C'è un programma in corso adesso nelle fasi iniziali, ma se ne parlerà tra molti anni. Ma secondo lei quando ci potrebbe essere appunto un allunaggio europeo? Allora, se parliamo di cargo, c'è un programma in corso che si chiama Argonaut e si parlerà probabilmente della fine di questo decennio, inizio del decennio prossimo. Quindi invece l'arrivo con gli umani? Allora, l'arrivo con gli umani, noi siamo parte del programma di esplorazione a guida americana che si chiama Artemis e diamo dei contributi assolutamente dignitosi. Per adesso siamo riusciti a negoziare 3 voli per europei o europee, però non sulla superficie della Luna per adesso, ma soltanto in orbita attorno alla Luna. Per la superficie della Luna bisognerà ancora trovare degli accordi. La chiave però, secondo me, è davvero riconoscere che abbiamo bisogno di aumentare le nostre capacità autonome, quindi smetterle di cercare proprio solamente le nicchie, ma cercare, no? Alzare il livello dell'ambizione, non per chissà quale velleità di autarchia, di fare tutto da soli, ma ci mancherebbe, cioè non è questo il punto. Però ecco, in una partnership si può essere così o si può essere un pochino più vicini, no? Quindi essere, da poter dare un contributo un po' più alla pari, in modo da poter anche un pochino avere qualcosa da dire, anche un certo peso quando si prendono delle decisioni, sì, su come si vuole fare, dove si vuole andare, quali sono le regole. E soprattutto avendo la consapevolezza che, come abbiamo detto, c'è una corsa là fuori anche al controllo dello spazio e farà parte delle grandi questioni di controllo che non si limiterà più alla Terra, e non essere dentro un certo gioco può essere molto complicato per l'Europa. Allora, credo sicuramente che ci sia sempre più consapevolezza e benvenga se aumenta ancora questa consapevolezza del fatto che lo spazio è un tema strategico, non sono gli astronauti e questa cosa là fuori, cioè ovviamente c'è questo aspetto romantico molto bello. Non ce lo levi, però non voglio difficile. Figuriamoci, sarei l'ultima che vuole levarlo, però allo stesso tempo bisogna anche rendersi conto che lo spazio è industria strategica, infrastruttura strategica, sono capacità strategiche, cioè al pari di, non lo so, i semiconduttori, l'intelligenza artificiale, l'energia, no? Sono cose che, dalle quali non si può prescindere se si vuole garantire prosperità e sicurezza. È così, ci fermiamo solo un istante. Grazie per averci restituito, grazie a Samantha Cristoforetti per averci restituito anche il pezzo strategico del lavoro che si fa e che si dovrebbe fare nello spazio.
per tornare invece per qualche istante al momento invece quello della passione, quello romantico, c'è una cosa che le volevo chiedere, ma dopo aver fatto un'esperienza così, lei come fa a rimotivarsi nel lavoro di tutti i giorni a terra? È facilissimo, cioè io mi ricordo che sono tornata da questa seconda missione e che per me veramente aveva rappresentato questa prova tangibile che tante cose erano cambiate, perché io la prima missione l'ho fatta su una Soyuz russa, la seconda l'ho fatta su una SpaceX Dragon, quindi su un veicolo privato di un'azienda privata estremamente dinamica, competitiva, innovativa, che aveva sviluppato in relativamente poco tempo questo veicolo, che lo offriva in vendita ad astronauti privati. Adesso ci sono queste cosiddette PAM, Private Astronaut Missions, ce n'era stata una proprio prima del nostro lancio, e quindi io sono tornata con una che bruciavo dalla voglia di fare qualcosa per costruire una cosa simile anche in Europa. E invece, quindi la voglia di tutti i giorni c'è, invece l'ultimissima cosa, e poi la salutiamo, nella vita di ognuno c'è il momento in cui uno dice sì, ce l'ho fatta, appunto, il sogno del bimbetto si è realizzato. Lei quando l'ha pensata questa cosa? Nell'istante in cui partiva o aveva troppe altre cose da pensare? Sì e no, nel senso che forse quando ho fatto la passeggiata spaziale, quindi molti anni dopo, perché quella cosa mi era rimasta un po' in sospeso, come questo pezzo di sogno non realizzato. Ecco, quando ho fatto finalmente la passeggiata spaziale ho detto vabbè, check. Ci siamo riusciti. Noi invece la ringraziamo, è stato davvero un piacere poterla avere qui e grazie anche per tutto il lavoro scientifico, di costruzione, insomma, di questo crederci della presenza italiana e europea nello spazio. È davvero una cosa molto molto importante. Grazie davvero. Grazie e buon lavoro. Grazie, e a presto. Anche a lei.